nella splendida location del Parco Oasi Verde La Diligenza di Borgo Pace si è svolta la presentazione estiva dell'itinerario della bellezza 2024, un progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato da Confcommercio Marche Nord. Siamo a Borgo Pace, una location strepitosa, meravigliosa. Quanto è importante essere coinvolti in questo tipo di progetti? Ma sicuramente molto importante perché noi siamo un piccolo grande comune, perché è un piccolo perché la densità di popolazione è molto bassa, però diciamo abbiamo 56 km quadrati di territorio quasi tutti abitati, con delle bellezze naturalistiche molto importanti, ma non solo, bellezze anche architettoniche come l'Abbazia Benedettina di Lamoli, abbiamo musei come il Museo dei Colori Naturali, che è unico in Italia, e non solo, la Casa della Scrittura. Abbiamo molta possibilità di fare sport all'aperto, dal trekking alle passeggiate in bicicletta e al golf, perché non dimentichiamoci che a Borgo Pace c'è l'unico campo da golf, no, della provincia. Ecco, quindi detto questo, tutta questa cosa qui però è molto importante promuoverla e saperla comunicare, e non sotto il campanile di Borgo Pace ma sotto una zona. Quindi questo progetto degli itinerari della bellezza è proprio quello che fa ad hoc per noi, una rete di comuni che va dalla costa all'entroterra in maniera sinergica e che riesce ad arrivare nei circuiti importanti a livello nazionale e internazionale. Quindi sicuramente questo ci porterà ad aumentare quel turismo che sinceramente quest'anno è molto buono ed è composto da italiani ma anche da tanti stranieri che sanno apprezzare le cose che per noi sono scontate. Io come vedere giocare delle persone a carte oppure fermarsi in piazza a colloquiare, ma da noi c'è molto di più, soprattutto anche da un punto di vista enogastronomico, perché abbiamo 10 ristoranti nel nostro territorio che lavorano tutti molto bene e che diventano meta soprattutto nel fine settimana di persone che vengono da non solo dalla provincia ma anche dalle altre regioni limitrofe, perché ricordiamolo che Borgo Pace confina anche con l'Umbria e con la Toscana, quindi con il comune di Barietta e d'Alda ma anche con quello di San Giustino. Dunque ottimi risultati, ma questa sinergia con Confcommercio com'è nata? La sinergia è nata da un'amicizia con Amerigo, che da diversi anni ci proponeva questa entrata. Quest'anno è stata concretizzata da una proposta anche economica più alla nostra portata, e diciamo che oggi avere 25, ma diciamo 27 comuni che fanno parte di questa rete sicuramente porta i comuni che hanno piacere di promuoversi, no? Sicuramente a volerne fare parte, perché sicuramente anche la regione sta dando giustamente rilievo e importanza a una rete importante. Si parla dell'itinerario della bellezza, come nasce questo progetto di promozione e valorizzazione turistica? Ma nasce dalla constatazione che nella nostra regione, nella nostra provincia, dobbiamo puntare ad un'economia basata sulla valorizzazione della bellezza, cioè dobbiamo lavorare per fare in modo che il nostro patrimonio ambientale, culturale, la nostra ricchezza dal punto di vista enogastronomico e museale diventi il trampolino di lancio per l'occupazione e l'economia. Nel passato abbiamo vissuto, grazie al manifatturiero, grazie all'industria e all'artigianato. Oggi sappiamo che l'economia della bellezza vale in Italia 600 miliardi, questo lo dicono gli esperti. Noi abbiamo una bellezza diffusa che è il nostro patrimonio ambientale, la nostra gastronomia, la nostra cultura, i nostri beni culturali. Su questa dobbiamo spingere per ottenere risultati in termini economici. Ecco, l'itinerario di bellezza nasce da questa constatazione, che abbiamo troppe porte chiuse, troppi musei chiusi, troppe chiese chiuse, e noi ci offriamo, facendo un'adeguata promozione a livello nazionale e internazionale, per creare le condizioni affinché queste porte si aprano e si crei occupazione e questo territorio venga conosciuto a livello nazionale e internazionale. Tanti comuni aderiscono, ma è stato un 2024 ricco di novità per questo progetto. Sì, dall'inizio dell'anno 4 comuni che sono entrati nel progetto: Aqualagna, Borgo Pace, Cantiano, Carpegna e Macerata Feltre.
poi dopo pochi mesi è entrato il comune di Montegrimano, pur non essendo nella guida. Negli ultimi giorni sono entrati altri due comuni, Monte Cerignone e San Costanzo, altri sono in procinto di entrare, ma è stato un anno di tante iniziative, tante fiere in Italia e all'estero, la presentazione fatta al Senato della Repubblica, la presentazione del progetto sulla Contessa fatta all'Enit a Roma insieme con la provincia di Perugia e gli amici di Gubbio, tante campagne pubblicitarie su quotidiani e riviste a livello nazionale e internazionale, tante conferenze stampa per promuovere le iniziative dei singoli comuni. Insomma, un anno, almeno fino adesso, di tante iniziative, ma tante altre ne faremo da qui alla fine dell'anno. Ecco, appunto, quali sono gli obiettivi? Ma gli obiettivi, noi ripartiremo adesso con le fiere a Genova i primi di settembre, che è la fiera delle città UNESCO, poi faremo la fiera di Stoccolma, faremo il WTM di Londra, faremo la fiera di Pestum, il TTG di Rimini. Usciremo con una nuova guida dedicata all'itinerario del silenzio e della fede, una nuova versione con nuove chiese, nuovi eremi, in occasione dei 550 anni dell'infeudazione del vicariato di Mondavio, San Costanzo e Mondolfo a Giovanni della Rovere e i 550 anni di Federico Duca di Urbino, faremo una nuova edizione della guida delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, inserendo i nuovi comuni che sono entrati in questi ultimi anni. Quindi, insomma, tante iniziative. L'obiettivo poi finale, il prossimo anno, di presentare l'itinerario della bellezza a Bruxelles, ma vedremo dopo che alcuni personaggi politici della nostra regione sono stati eletti al Parlamento europeo. Il turismo cambia in continuazione, ma Confcommercio resta una certezza. Confcommercio resta una certezza perché si adegua ai tempi. Il turista di oggi non è più quello degli anni 60. Gli anni 60 era sole, mare e ombrellone, il turista veniva per il mare e si abbrustoliva sugli sdrai e al massimo usciva ogni tanto per andare in qualche pizzeria. Oggi il turista in un periodo di vacanza vuole vedere la bellezza del territorio, vuole scoprire e fare esperienze. Confcommercio ha fatto altrettanto, da associazione puramente sindacale che valorizzava il turismo in quanto rappresentanza degli albergatori o dei campeggiatori, oggi è protagonista di progetti di promozione, riuscendo a mettere in rete, cosa che nessuno è riuscito a fare a livello nazionale, mettendo in rete 27 comuni della provincia. Quindi noi ci siamo adeguati all'evoluzione della domanda turistica e così i comuni si stanno adeguando alle nuove richieste dei turisti aderendo a progetti di rete come il nostro. Alla conferenza stampa qui a Borgo Pace era presente l'assessore regionale Francesco Baldelli. Quello del turismo per la Regione Marche è un tema davvero importante. Si è parlato di itinerario della bellezza, quindi di turismo, un tema molto attento, molto sentito da parte della Regione Marche, che è da sempre impegnata. Sì, la Regione riconosce che il turismo sia una leva fondamentale, sì, è una leva fondamentale per la nostra Regione, per l'economia della nostra Regione e anche fare squadra. Allora, fare squadra fra istituzioni, fra comuni, con le associazioni di categoria che promuovono progetti intelligenti come quello dell'itinerario della bellezza, dove tutti i comuni sono messi, o la stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Pesaro Urbino sono messi in rete per proporsi con una voce unica rispetto a quei turisti che arrivano dal resto d'Italia o dal resto d'Europa. Quindi una missione molto importante, quella rappresentata dall'itinerario della bellezza, che sta portando anche risultati importanti in questa provincia. Si parla di turismo, un tema che è legato anche alle infrastrutture. Su questo argomento, nelle Marche, a che punto siamo? Beh, ho detto molto chiaramente che senza infrastrutture è difficile fare turismo, perché una regione e i nostri comuni devono essere accessibili, e devono essere accessibili con infrastrutture strategiche. Nella nostra provincia stiamo galoppando con la Fano-Grosseto, i cui cantieri sono stati riaperti dopo 40 anni di stop a un'opera che viene ormai definita l'incompiuta delle incompiute. Quell'incompiuta dovrà invece essere compiuta, la giunta Acquaroli si è messa pancia a terra a lavorare perché questo potesse accadere e così è stato. A pochi chilometri da Borgo Pace, dove oggi ci troviamo, i cantieri sono aperti e vogliamo sbloccare quell'opera che ci aprirà un grande mercato.
mercato. Non solo il collegamento commerciale, imprenditoriale tra il porto di Ancona e il porto di Livorno e le nostre realtà industriali, ma anche una grande accessibilità dal punto di vista turistico, collegandoci con la Toscana che sta a pochi chilometri da noi ma non è accessibile, e ricordiamo che già la sola Toscana rappresenta 3 volte il bacino di utenza che può rappresentare la nostra regione per gli altri, basti guardare i dati sulla popolazione. Ma stiamo lavorando sull'alta velocità ferroviaria, come stiamo lavorando su tutto il tratto pedemontano e intervallevo che rappresenterà l'autostrada dei territori interni, che è coniugata con l'autostrada A14, che è l'unica vera infrastruttura insieme alla quadrilatero che abbiamo nella nostra regione, porterà risultati importanti per il mondo economico ma anche per il mondo del turismo. L'ultima, si parla sempre di Ancona, Pesa, come è importante anche valorizzare i borghi come in questo caso? Sì, e questa è la politica della nostra regione. A pochi di chilometri da me, proprio in questo momento, il presidente Acquaroli sta illustrando le linee guida di investimento nel turismo. 100 milioni di euro per i nostri borghi, borghi che si trovano sulla costa, borghi che si trovano nell'entroterra. La parola chiave è sinergia, costa ed entroterra insieme saranno l'arma vincente per la nostra regione, lo stanno dimostrando con l'aumento dei flussi turistici e con un PIL che viene sostenuto fortemente dal turismo anche dei borghi nei nostri territori interni. Il turismo cambia nel corso degli anni, ma Confcommercio Marche Nord resta una certezza e lo dimostra con progetti importanti come l'itinerario della bellezza, che ogni anno presenta novità rilevanti. Siamo giunti al termine di questo speciale, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV.